Impariamo da Don Peppino a vivere la vita, a non sprecarne neppure un istante. Con queste parole, l'amministratore apostolico della diocesi di Ascoli, Monsignor Domenico Pompili, ha voluto evidenziare nel corso della sua omelia le qualità di Don Giuseppe Maria Bachetti, il parroco di Poggio di Bretta, stroncato dal Covid a 73 anni. Nel corso delle esequie che si sono svolte in Duomo, il vescovo che ha concelebrato la funzione funebre, insieme con Monsignor Giancarlo Perego, arcivescovo di Ferrara, dove Don Giuseppe fu ordinato presbitero, e l'arcivescovo ordinario militare, Monsignor Santo Marcianò, ha voluto ricordare la vita di Don Giuseppe, che all'età di 7 anni aveva già sentito la vocazione frequentando la parrocchia di Venagrande sotto la guida di Don Mario Domizzi. La vita di Don Peppino è stata una continua rinascita, ha ricordato Monsignor Pompili. Aveva messo su un'azienda di trasporti, aveva provato a formare una famiglia, era stato marinaio, infermiere militare e circense, fino a quando, a 57 anni, ha coronato il suo sogno di diventare presbitero. E per questo lui stesso amava definirsi il prete più felice del mondo. È stata l'assessore Donatella Ferretti, che aveva scritto la prefazione del libro di poesia di Don Giuseppe, a portare il cordoglio dell'amministrazione comunale e a ricordare, anche attraverso alcune sue poesie, l'attaccamento per la città e per l'intera comunità di Don Bachetti. Carico di emozione, il ricordo del nipote Gabriele, che dal pulpito ha fatto risentire la voce e le parole di speranza di Don Giuseppe. Al termine della funzione religiosa, il feretro ha lasciato il Duomo per raggiungere il cimitero dove è stato tumulato.